Gli anni 30 negli Stati Uniti furono il decennio della Grande Depressione. Il crollo del mercato azionario scatenò una depressione aziendale a livello nazionale, con 7 milioni di lavoratori che persero il lavoro entro la fine del 1930 e quel numero salì a 14 milioni alla fine del 1931. 5.000 banche crollarono, spazzando via i risparmi di una vita di milioni di persone. Il presidente Franklin Delano Roosevelt affrontò la depressione con tutta l'emergenza e l'immediatezza di una guerra. Fece una campagna su una politica di New Deal, un piano di riforme economiche e sociali per il cosiddetto uomo dimenticato dell'America, cioè i disoccupati, basando i suoi programmi su quelli che chiamò le 3R, Relief, Recovery, Reform, ossia sollievo, recupero e riforma. Non tutti i programmi del New Deal funzionarono e non tutti gli americani sostennero le sue idee, ma nel complesso questi programmi lentamente tirarono fuori il paese dalla grave depressione economica e psicologica che fu la Grande Depressione. Gli anni 30, quindi, lasciarono un segno indelebile sulla psiche americana. Immagini in bianco e nero di persone in piedi, nelle file per il pane, fuori delle mense, uomini che portavano cartelli che recitavano «Lavorerò per il cibo», una frase comune sui cartelli dei mendicanti, famiglie sfrattate, rannicchiate sul lato della strada con i loro effetti personali, intere famiglie che vivevano nelle loro auto, con i loro pochi beni legati sulla cappotta. La reazione psicologica all'essere rovinati o in attesa di essere rovinati rappresentava quindi un terrore e nessuno era preparato per quello che stava succedendo. Anche se non tutti gli americani erano senza lavoro o senza tetto, quelli che ancora lavoravano lottavano per sbarcare il lunario, sempre nella paura di perdere ciò che ancora possedevano. Negli anni 30 una famiglia su due possedeva un'auto, anche se il più delle volte era una vecchia auto acquistata nei giorni migliori degli anni 20, oppure un'auto usata che era stata riparata per mantenerla in funzione. Quindi i primi anni 30 non furono tempi felici, il cinismo e la disperazione erano dilaganti. Il crimine stava crescendo e i giornali e i cinegiornali resero i cattivi degli eroi, glorificando le imprese di gangster come Al Capone e John Dillinger. Il proibizionismo, inoltre, aveva alimentato la crescita della criminalità organizzata, che rilevò il gioco d'azzardo, il racket del lavoro, il loan sharking, cioè lo stroncinaggio, la distribuzione di stupefacenti e la prostituzione dopo l'abrogazione del proibizionismo nel 1933. La radio e il cinema fornirono una certa misura di fuga, fornendo intrattenimento sotto forma di commedie, drammi, eventi sportivi e lotta al crimine. Il presidente Roosevelt trasmetteva amichevolmente alla radio le sue fireside chats, ossia i discorsi davanti al caminetto, per rassicurare una nazione spaventata che le cose stavano migliorando. Ladies and gentlemen, the President of the United States. My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. To talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking
but more particularly with the overwhelming majority of you who use banks for the making of deposits and the drawing of checks. I want to tell you what has been done in the last few days and why it was done and what the next steps are going to be. I recognize that the many proclamations from state capitals and from Washington, the legislation, the treasury regulations, and so forth, couched for the most part in banking and legal terms, ought to be explained for the benefit of the average citizen. I owe this in particular because of the fortitude and the good temper with which everybody has accepted the inconvenience and the hardships of the banking holiday. And I know that when you understand what we in Washington have been about, I shall continue to have your cooperation as fully as I have had your sympathy and your help during the past week. First of all... Closing time. The close of an era. The great big spree, the jazz age, is over. All over. In the 1920s, the great American word was prosperity. Now the 30s have begun and there is a new word. Depression. Little man, what now? Well, you can always sell surplus apples, 5 cents a piece, on the street corner. And if you're bewildered, panicky at what's happening to you and your country, you aren't alone. One of America's biggest industrialists has openly admitted, I am afraid. Every man is afraid. Prosperity is just around the corner, say the hopeful headlines. But around the corners wind the lengthening bread lines, and a whole new class of citizens appears in American society. The new poor. And when private charity can no longer carry the burden, the states are forced to act. The New York governor, Franklin Roosevelt, is the first to supply direct emergency relief to the unemployed. Ma per quanto confortanti potessero essere quelle chat per molti americani, furono i film a fornire la fuga più popolare, perché al buio del cinematografo era più facile lasciare il mondo reale al di fuori. Musical rappresentarono una fuga popolare dalla depressione. Attori e attrici lasciarono il segno nella cultura dell'epoca, forse nessuno più della sex symbol Jean Harlow. I suoi capelli biondi platino erano così insoliti che per descriverla fu coniato il termine blonde bombshell, cioè la bomba bionda. I capelli della Harlow ispirarono le donne a decolorare i loro capelli nel tentativo di emulare il suo look sexy. Questo fu favorito dallo sviluppo delle tinture per capelli casalinghe e permise anche alle donne afroamericane di inseguire questa moda. Le donne afroamericane storicamente vivevano in una comunità il cui comportamento derivava non solo da tradizioni afroamericane apprese, ma anche dai valori e dal comportamento della società bianca dominante. Gli ideali di bellezza raffigurati nella pubblicità e negli articoli di riviste in periodici neri continuarono a favorire carnagioni più leggere e acconciature simili a quelle che erano di moda tra le donne bianche.
stirare e decolorare i capelli era così comune che la procedura era entrata come un rituale di coming of age, ossia il raggiungimento della maggiore età. Così i capelli lisci non erano solo uno standard di bellezza, ma anche un indicatore della propria posizione economica e sociale. Un esempio lampante è la carriera di bombshell e pin-up Rita Hayworth. Nata Margarita Carmen Cancino nel 1918, Rita Hayworth iniziò la sua carriera a Hollywood nel 1935 con ruoli in gran parte di supporto. Ma con le sue pesanti caratteristiche mediterranee, Hayworth lottò per convincere Harry Cohn della Columbia Pictures a farla recitare in un ruolo da protagonista. L'attrice alla fine accettò un'elettrolisi per far retrocedere la sua delicata attaccatura dei capelli e cambiò il loro colore, oltre che il suo nome, per diventare così una vera e propria protagonista. La popolarità di Hayworth raggiunse il picco a metà degli anni 40 e durante la Seconda Guerra Mondiale fu la seconda ragazza pin-up più popolare, accanto a Betty Grable. Niente di tutto questo apparve sulle riviste dei fan, tuttavia, e il pubblico era in gran parte inconsapevole delle vicissitudini che la Hayworth attraversò nella sua trasformazione da starlet a star. Every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. Non solo le donne copiarono i vestiti e le acconciature delle loro attrici preferite, ma anche il comportamento sullo schermo, il linguaggio e il manierismo. Uno stile più glamour, articolato e indipendente diventò l'ideale della donna. Con strategie spesso disperate, le donne cercarono di ottenere questi ideali per il corpo, correndo dietro al potere persuasivo della cultura cosmetica. L'inclusione delle afroamericane suggerisce che mentre le donne potevano essere esposte alla cultura cosmetica e alla pressione dei mass media, la risposta a questi miti della bellezza non era monolitica, rigidamente rivolta cioè alla razza bianca. Come osserva lo storico Matthew Fry Jacobson, dato che le razze sono categorie inventate, cioè designazioni coniate allo scopo di raggruppare e separare i popoli lungo linee di presunta differenza, i caucasici sono inventati e non, tra virgolette, nati. Le fonti primarie per ricostruire questi modelli di bellezza multiculturale provenivano in gran parte dalla stampa, dalla letteratura sulle diete e sull'esercizio fisico, oltre che dalle fonti mediche distribuite dai giornali. Gli archivi medici che contengono informazioni sulle mode della dieta, i maniaci del cibo, i chirurghi plastici ciarlatani,
e le cure miracolose per disturbi diversi come l'obesità e i seni piccoli spostarono questo trend oltre la letteratura prescrittiva. Le immagini della donna sono quindi create in diverse forme e dimensioni, indipendentemente da quanto si possa manipolare naturalmente o artificialmente il suo corpo per ottenere una forma specifica, anche se ci sono alcuni tipi di corpo che rimarranno per sempre fuori dalla sua portata. Dal 1939 al 1940 il National Bureau of Home Economics, una divisione del Dipartimento dell'Agricoltura, compilò le misurazioni di oltre 15.000 donne bianche per aiutare i produttori di abbigliamento a sviluppare un abbigliamento ready to wear, ossia il prêt-à-porter. La compilazione fu il primo studio scientifico su larga scala delle misurazioni del corpo femminile. Si registrarono ben 59 misurazioni per ogni donna volontaria per assicurare ovviamente risultati più accurati. I risultati per le donne di età compresa tra 25 e 29 anni rivelarono che la donna americana bianca media nel 1939 era alta circa 5 piedi e 3 pollici, cioè poco più di 1,60 m, pesava 124,7 libbre, cioè 56 kg e mezzo, con misure rispettivamente di pollici 34,2, 27,3, 37,8, che equivalgono a 86,86 cm, 69,34, 96,01. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Anche se si può pensare che la snellezza delle donne americane alla fine degli anni 40 fosse dovuta all'influenza radicata della cultura della bellezza, l'abbigliamento ready to wear fu potenzialmente creato pensando alla figura di una donna molto più sottile. Secondo Simone de Beauvoir, i corpi delle donne sono progetti. Non la biologia, ma la cultura e la società fanno di una donna reale. Questo argomento non è nuovo per chi ha seguito i miei podcast sul concetto di genere e costruzionismo sociale. Negli anni successivi, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli ideali di bellezza femminile erano in costante trasformazione, perché anche la cultura americana era diventata instabile. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be. Betty Friedan ha sostenuto che durante questo tempo le donne americane caddero vittima di una mistica femminile, cioè la sua famosa opera The Feminine Mystic, che le sollecitò a inseguire la femminilità evitando situazioni che minacciavano di deprivarle. Quindi il periodo del dopoguerra vide il riemergere di ideali femminili simili al culto della vera femminilità per combattere la paranoia che le donne americane erano diventate eccessivamente maschili durante gli anni della guerra. 1941. A date which will live in infamy.
The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. World War II dramatically changed the lives and attitudes of American women. At a time when millions of men were leaving the home front for the battlefront, American industry was forced into high gear, producing war materials, equipment, and supplies. The nation was strapped for manpower. A staggering number of workers were needed for what were traditionally male jobs. The government, along with corporations and the trade unions, began actively recruiting women. Pardon me, Jane, America's gone to war. You can't waste your life sitting under the apple tree. As the armed forces continued to increase their demands for men, even more women were recruited into war jobs. By 1943, women made up more than one-third of the American labor force. In the sprawling aircraft factories on the West Coast, teams of women flush the rivets that hold together the aluminum skin on the wing of a B-24. This is like punching holes in a tin of scouring powder. Instead of cutting out dresses, this woman stamps out the patterns of airplane parts. They are taking to welding as though the welding rod were a needle and the metal a length of cloth to be sewn. Well, it's working. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. L'ideale del dopoguerra era sicuramente concentrato ancora una volta sull'unione familiare, con le donne al centro della casa. Un gran numero di donne abbandonò l'istruzione superiore o addirittura una carriera full time, cercando invece la realizzazione attraverso il matrimonio, la maternità e i lavori domestici. Nelle parole di una scrittrice contemporanea, Susan J. Douglas, la guerra era finita e le donne avrebbero dovuto tornare in cucina e imparare a fare i fagiolini al forno con la crema di funghi Campbell. La frase cultura della bellezza di uso comune per la maggior parte del XX secolo si riferiva agli strumenti, ai metodi e alle pratiche commerciali per alterare e prendersi cura dell'aspetto delle donne. Essa comprendeva i trattamenti per i capelli, la pelle e i corpi delle donne. La cultura della bellezza afroamericana ha esemplificato l'ampia partecipazione dei neri alla cultura di consumo di massa, come è emersa nel secolo scorso. Le donne afroamericane non hanno incontrato solo la cultura della bellezza commerciale nelle pagine dei giornali o addirittura sugli scaffali delle farmacie, ma era spesso una relazione molto personale e interattiva tra un agente di vendita di un'azienda di bellezza e i suoi contatti porta a porta, tra un operatore di saloni e i suoi clienti di quartiere e tra gli operatori di negozi di bellezza e i loro clienti. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. Quasi universalmente le donne nere in America si sono stirate i capelli tra la fine degli anni 40 e i primi anni 60. Lo stiramento dei capelli era diventato non l'influenza dannosa di uno standard di bellezza bianca, ma piuttosto un rituale di maggiore età per le ragazze. All'interno della comunità nera, i capelli lisci non erano solo l'aspetto preferito, ma anche un indicatore della propria posizione nella società. Anything called love.
In questo modo i capelli rappresentavano ricchezza, istruzione e naturalmente accesso alla società. La tonalità della propria pelle avrebbe potuto anche essere un fattore nel determinare la bellezza delle femmine nere. L'inclusione di pubblicità per prodotti come quella della Nadinola Bleach Cream, ossia dai una possibilità al romanticismo, non lasciare che una noiosa e buia carnagione ti privi della popolarità. Beh, questa era la reclame del prodotto. Anche un altro messaggio pubblicitario divenne famoso in quel periodo per una crema sbiancante della pelle, la Apex. Forzando una rima costruita tra due sostantivi, cioè beach, spiaggia, e bleach, sbiancante, questa suonava così: Don't fear the beach, use Apex bleach. Cioè, non temere la spiaggia, usa la crema sbiancante Apex. Le donne nere hanno avuto una certa rilevanza all'interno dell'industria della bellezza. Molte aziende di proprietà di bianchi però utilizzarono stereotipi negativi per vendere i loro prodotti. All'inizio la loro pubblicità ritraeva i corpi delle donne afroamericane come handicappati o imperfetti, se non presentavano i capelli lisci e lucidi e naturalmente una pelle chiara. Tuttavia, in maniera ipocrita, senza abbandonare completamente la retorica denigratoria, la maggior parte delle aziende bianche più importanti introduceva narrazioni sull'orgoglio razziale e la bellezza nera come risultato della scelta nella loro immagine pubblicitaria. Al tempo stesso, le aziende di proprietà anglo hanno sempre più giocato sulle ansie delle donne nere per il loro aspetto. Sia le aziende di proprietà anglo che afro, senza eccezioni, promuovevano carnagione più chiara e capelli ondulati come ideali di bellezza. Da parte loro, le estetiste afroamericane decantavano i benefici dei loro servizi, ma allo stesso tempo si occupavano in punta di piedi sulla questione degli standard di razza e bellezza. Infatti, le pubblicità che promuovevano i prodotti per capelli e creme sbiancanti per la pelle a donne nere spesso riflettevano l'ambivalenza sugli standard di bellezza delle stesse. Presentavano la nuova bellezza femminile afroamericana dalla pelle chiara e dai capelli lisci, ma al tempo stesso affermavano di celebrare una gamma più ampia di bellezza razziale. I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. Fino al 1940 il concorso di Miss America vietava alle donne nere e alle donne di colore di partecipare alla competizione, perché la regola numero 7 richiedeva che tutte le donne fossero di buona salute e di razza bianca. Il bianco era bello, il nero era brutto. A un certo punto la nozione razzista era così diffusa che i neri, le donne in particolare, avevano iniziato a interiorizzarla. Under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the night.
mentre Hollywood e le riviste femminili hanno contribuito a plasmare gli ideali americani di perfezione corporea, l'industria cinematografica ha avuto meno influenza sull'immagine corporea delle donne afroamericane. A differenza delle loro controparti bianche, le celebrità più popolari nella comunità nera erano in gran parte cantanti piuttosto che attrici. Le star più famose come Lena Horne e Dorothy Dandridge, entrambe attrici sinuose ma snelle, hanno guadagnato per la prima volta fama come cantanti jazz. Hollywood non era ancora pronta ad abbracciare le attrici nere per parti oltre quelle della cameriera, ruoli nella giungla o altre parti delle ragazze del coro nei brani musicali. Le donne afroamericane erano storicamente e tradizionalmente raffigurate nelle produzioni cinematografiche di Hollywood come cameriere e serve. I maschi bianchi producevano personaggi afroamericani insistendo su caratteristiche facciali e fisiche estremamente esagerate, vestendo cioè costumi stravaganti ed eseguendo imitazioni buffonesche dei negri che cantavano, ballavano e parlavano in una cadenza stile piantagione. Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sand. Fino agli anni 30, quando la cultura dei consumatori di massa guadagnava importanza nella vita americana, ma anche tra le minoranze etniche, come già osservato nel podcast dedicato alle donne messicane, i professionisti del marketing afroamericani lavoravano per indirizzare i consumatori neri ai prodotti di marca nazionale. Allo stesso tempo cercavano di proteggere l'industria della bellezza afroamericana da ulteriori invasioni da parte dei produttori bianchi. A metà degli anni 60 i produttori afroamericani di cosmetici e prodotti per capelli pubblicavano pubblicità raffiguranti sia afroamericane che modelle bianche, sostenendo che i loro prodotti erano adatti a tutte le donne. Se negli anni 60 il nero era quindi diventato bello, con la comunità che si riappropriava di quelli che erano stati considerati capelli brutti e il colore della pelle sbagliato, anche il grasso era bello? La mentalità per l'accettazione di molti tipi di corpo contrastava nettamente con gli atteggiamenti della classe media sui capelli. Gli studiosi della storia nera notano il significato dei capelli lisci come indicatore della propria posizione nella società. L'aspetto dei capelli stirati richiedeva frequenti visite ai saloni di bellezza. Durante il movimento per i diritti civili negli anni 50 e 60, un'attenta toilettatura era una parte importante nella strategia della classe media. Le fotografie dei manifestanti afroamericani rivelano donne accuratamente vestite e pettinate con capelli lisci. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very. Ma quando gli afro diventarono popolari tra i giovani e la classe operaia alla fine degli anni 60, beh, questa tendenza iniziò a inorridire i neri della classe media. Il peso, al contrario, non evocava le divisioni di classe o generazionali come avevano fatto gli atteggiamenti sui capelli delle donne nere.
Nonostante le preoccupazioni per la dieta, gli indumenti e l'esercizio fisico, i periodici neri celebravano le donne che sposavano le loro taglie più grandi, perché non tutte le donne dovevano essere le perfette 36 per essere annunciate come un successo. In questo modo gli uomini e le donne afroamericani nel dopoguerra ampliarono gli ideali di bellezza. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart.